Vorrei rendervi partecipi del fatto che questa è la terza volta che tento di girare questo video perché a un momento all'altro o mi impappino, vengo interrotta o la lavatrice fa la centrifuga, quindi non ce la si può fare. Però è una cosa che voglio fare e diciamo che questo video è un po' l'annesso e connesso al buco del mese di gennaio. Perché? Perché mi ero detta a gennaio ho fatto un mega ordine con dei libri che volevo assolutamente, non comprerò più niente. E poi, caso del destino, una trazione fatale, un qualcosa che dovevo fare, mi hanno impedito di mantenere questo mio proposito e vabbè, insomma, comprerò di meno forse a marzo. Se certo c'è il mio compleanno di mezzo, ciao. Comunque, bando alle ciance. Diciamo che il primo libro è arrivato in conseguenza di un ordine per niente libroso che ho fatto su Amazon. Questo mese, per voi donnicciuole, solo le donnicciuole perché magari ai ragazzuoli non gliene frega niente, le donnicciuole sapranno che è uscita la serie limitata di rossetti e smalti della linea L'Oréal per la Disney e per l'uscita della Bella e la Bestia il mese prossimo. Perfetto, io ne ho visti due, mi sono innamorata di questi tubetti fatti in modo figo fantastico e ho deciso di prenderli. Costano un occhio della testa, però vabbè, insomma. Io ho preso Oud Obsession e Carmen Saint-Germain, che sono rispettivamente la Bestia e la Rosa, che sono per me i più belli di tutti. E vabbè, ora che ve li ho fatti vedere sono molto fiera, però questo era un contorno. Allora, diciamo che dovevo raggiungere, insomma, ho messo, adesso ricomincio ad impapinarmi, ma questa volta lo giuro, non fermo il video e continuo lo stesso. E voi mi capirete, non capisco che cosa mi succede oggi, è così, vabbè, basta. Allora, come saprete, mi sono fatta Netflix a dicembre quando sono tornata a casa, l'abbonamento a due schermi che condivido con mia madre e 9,90, una cosa del genere. Adesso vabbè, la password ce l'ha anche mia cugina in Cina, però insomma vabbè, noi ci dividiamo a due schermi in tre persone, tanto siamo in scalo orario di 6 ore, chi se ne frega. Ogni catalogo di ogni regione, di ogni stato è diverso per Netflix e me ne sono resa conto quando io ho cominciato a rompere i coglioni a mia madre per farle vedere questa serie. E continuavo a dire: ma mamma, ma guardala, ma c'è su Netflix, ma guardala, ma guardala, ma guardala. E mi diceva: ma o sono cretina io o non la trovo. Ho detto: ma com'è possibile? Vado a vedere il catalogo italiano di Netflix e in effetti questa serie non c'è. Comunque. Questa serie in particolare è Paul Dark. Paul Dark è una serie storica, una serie in costume, una serie ambientata alla fine del Settecento ed è una serie che mi ha conquistata nei primi 5 fotogrammi, io credo, di questa meravigliosa serie. È corta per il momento, però la prima serie include il primo e il secondo volume di una serie di romanzi scritto da Winston Graham, o Graham, credo Graham, che era uscita praticamente di produzione perché Paul Dark era stata anche una serie già prodotta negli anni 70, direi, e la casa editrice, insomma, le aveva, diciamo, lasciate cadere nel dimenticatoio, fino a che qualcuno di geniale è andato a pensare di rifarne un'altra serie e la Sonzogno, grazie a Dio, sta facendo uscire i romanzi. Io adesso non so se li farà uscire tutti o soltanto quelli legati alla serie, anche se io mi auguro e spero che, insomma, che gli venga in mente di stamparli tutti. In ogni caso, hanno già fatto uscire il primo e il secondo, appunto, per Sonzogno con dei prezzi esorbitanti, e quindi io ho preso Ross Paul Dark di Winston Graham. È un libro che ho quasi finito di leggere, l'ho bevuto, l'ho iniziato ieri, ragazzi. Questo libro
consta di quasi 500 pagine, io l'ho iniziato ieri, ho letto tutta la notte e guardate, cioè manca veramente pochissimo, conto di parlarvene una volta che avrò probabilmente letto anche il secondo oppure ve ne parlerò insieme alla serie TV, adesso vediamo. E è un libro che mi è piaciuto tantissimo, se devo essere sincera, è un mostro sacro della letteratura storica, secondo me, anche se è molto romanzato, però fa vedere un'altra faccia del 1700, perché il 1700, per chi conosce un po' la storia, diciamo che è più incentrato più che altro sulla storia francese, non siamo mai molto interessati a quello che succede nel 1700 se non per il fatto Maria Antonietta, lo scandalo della collana e cazzi e mazzi, insomma, alla corte di Versailles. E invece qua ci fa vedere una parte un po' particolare del territorio inglese, sia la Cornovaglia, e la loro, diciamo, la loro routine, il loro modo di vivere, il loro metodo di sostentamento molto particolare, di cui si sente raramente parlare. Quindi è stata una lettura stupenda, non vedo l'ora di terminarlo e nello stesso tempo non voglio finirlo perché so che c'è anche il secondo, ma lo so perché ce l'ho tra le mie mani. Però adesso vi racconto un aneddoto, un altro. Allora, vado a vedere per prendere il primo, lo trovo subito, allora per scrupolo cosa faccio? Vado a cercare anche il secondo, sempre su Amazon, e si trova solo in versione ebook. E lì mi cadono le braccia, le gambe, il naso, le orecchie, mi cade tutto. Roba che, cioè, no, non puoi lasciarlo soltanto in versione digitale, Cristo santo, mi hai dato fuori Roswald Dark, non puoi non darmi De Mesla. O demelza, direi demelza. E quindi cosa faccio? Aspetto, lo metto nel carrello, lo metto nella wishlist tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni controllo. E la cosa assurda che io non avrei mai pensato, diciamo, è che lo stavano proprio stampando in quei giorni e quindi io non appena uscito l'ho ordinato e quindi ho preso il secondo romanzo della serie, la saga di Paul Dark, ossia De Melza. De Melza è un altro dei protagonisti, dei personaggi principali di questa serie molto, diciamo, piena e ampia perché in effetti parla cioè, di un sacco di cose, di un arco di tempo molto ampio, perché non riesco più a parlare? Che cosa mi succede? Sono troppo catalizzata probabilmente sul francese. Una volta che mi devo rimettere a parlare in italiano in una maniera, diciamo, abbastanza normale e comprensibile, non ci riesco, niente da fare. Comunque, ho preso De Mezza. E ve ne parlerò molto presto, io non vedo l'ora di potervene parlare perché è una cosa spettacolare, stupefacente. Poi, girovagando per il mondo e vedendo che avevo ancora parecchi soldi sul mio conto, perché io se non li finisco non sono felice, ho deciso di farmi un regalo. Un regalo un po' per me e un po' per voi, perché un po' per me perché sono quelle edizioni che io ho già amato con la mia amatissima Jane Eyre, quindi sono le versioni dei classici Burr Deluxe, e ho deciso di arraffare due titoli che uno mi ha colpito sul momento, quindi non l'avevo neanche mai visto, però mi ha colpito sul momento, e quindi ho preso La regina delle nevi e altri racconti di Hans Christian Andersen. È un libro molto sottile, magnificamente decorato, ha delle illustrazioni che sono veramente la fine del mondo, sono magnifiche e sono tutti quadri di uno stesso autore che è Edmond Dulac, che è un pittore illustratore, era un pittore illustratore che è morto nel 1953 della Belle Époque. È veramente un capolavoro e dentro ovviamente ci sono una parte di racconti legati alla Regina delle Nevi, appunto di Hans Christian Andersen.
Poi, non contenta, io ho da un po' di tempo in animo di farvi un tipo di video un po' particolare, un tipo di video di letture, ma letture mie. Per voi, insomma, di piccole parti, estratti di libri e o di un libro solo per fare, diciamo, una saga letteraria, un leggiamo insieme, leggiamo un libro insieme. Io vi leggo un libro ad alta voce, una cosa del genere. E visto che è un'opera, secondo me, tra le più importanti, se non la più importante opera letteraria italiana e che ha fama mondiale, ovviamente, nonostante il fatto che sia proprio nostrano, purtroppo è talmente mal concepito a scuola che le persone, che i ragazzi una volta usciti da scuola dicono: ma che palle, ma che cosa oscena, ma quanto è noiosa La Divina Commedia di Dante. E invece no, la Divina Commedia non è noiosa. Io l'ho letta a scuola, l'ho letta poi dopo, fuori, ho letto tutti i canti, ho letto i tre libri, quindi Inferno, Purgatorio e Paradiso, e mi sono piaciuti tantissimo perché non c'era più nessuno che mi diceva di dover fare l'analisi del testo, di dover comprendere, capire, analizzare ogni cosa. Io lo leggevo per passatempo e in effetti, la Divina Commedia è un libro d'avventura, un'avventura meravigliosa, assurdamente blasfema, ma chi se ne? E quindi vorrei cominciare a leggervi, se a voi piacesse l'idea, L'Inferno di Dante Alighieri. Questo libro è un altro piccolo capolavoro, costano 16 euro questi Burdelax e sinceramente la prima cosa che faccio appena vedo che ho un momento per poter comprare, compro anche Purgatorio e Paradiso perché sono veramente meravigliosi, sono opere d'arte in piena regola. E quindi se vi facesse piacere l'idea, io vorrei davvero, davvero leggervi un canto alla volta, insomma, un canto alla volta per entrare insieme a Dante e Virgilio nell'inferno, nel purgatorio e poi nel paradiso. Ovviamente non c'è Virgilio in paradiso, ma fa lo stesso. Quindi fatemi sapere se volete questa, diciamo, nuova rubrichetta che io chiamerò, direi, un canto alla volta. Quindi io posso anche dire che sono colma fino a qui di felicità, sono felicissima oggi e volevo proprio farveli vedere. Sono quattro piccoli capolavori, quattro cose che volevo tantissimo e che sono riuscita a prendermi e che avevo anche, diciamo, la fortuna di potermi permettere perché avevo dei buoni Amazon, quindi lavorando, come voi sapete, ho sempre dei buoni Amazon. E niente, noi ci vediamo molto presto e fatemi sapere se vi piace quell'idea che vi ho appena dato. Un bacio, ciao!